a tutti ragazzi, qui stiamo parlando. Oggi siamo qua con un nuovo video su Clash Royale. Come avrete letto dal titolo e dalla miniatura, oggi è davvero una grande giornata. Comunque ragazzi, come potete vedere, siamo arrivati in arena 6. Abbiamo 1706 trofei. Il mio record è 1723. Quindi se noi ne andassimo a vincere una, e dico solo una, potrei battere il mio record. Però ragazzi, rimanendo nell'arena 6, oggi abbiamo tante cose da fare. Perché infatti ragazzi, oltre ai due bauli omaggio che vediamo in alto a sinistra, ce ne sono anche due oro in basso a destra. Inoltre, se noi andiamo nel fantastico e bellissimo negozio, come vedete possiamo prendere il baule magico dell'arena 6. E quindi sono davvero gasatissimo, raga, perché avremo la possibilità di trovare ben 4 leggendarie. Cioè non 4 leggendarie, però nel senso una tra 4, se siamo sculati. Quindi ragazzi, non vedo l'ora di iniziare. Ma prima di farlo, come sempre, vi esorto a lasciare un mi piace per farmi sapere che supportate questa serie e che volete vedere altri video su Clash Royale. Detto ciò, buona visione! Let me take a selfie. Raga, iniziamo easy, iniziamo molto 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 easy e apriamoci due bauletti omaggio. Molto, abbiamo sbloccato un obiettivo, dai. Vai, due gemme, fanno sempre comodo, due gemme. Estratto di misile, raga. L'abbiamo sbloccato, raga. Non l'avevo mai trovato fino adesso. L'altro giorno ho sbloccato il mortaio, sempre dal baule omaggio. Oggi abbiamo trovato pure l'estrattore di visir. Apriamo il secondo baule omaggio. Vediamo un pochettino. Sbam, oro, vabbè, gemme, sempre mortaio, 7 mortai. Ho parlato del mortaio, l'abbiamo trovato, capanna, basta. Ora, raga, voi starete pensando: bene, finalmente aprirà i bauli oro e il baule magico. E invece no. Infatti, ragazzi, andiamo a cercarci velocemente una partita, sperando di battere il nostro record. Raga, dobbiamo essere concentratissimi. Vediamo un attimino se la coppia magica già parte. Già parte, la scarica, siamo pronti. Vai, fratellino. Stiamo morendo, raga. Stiamo morendo, abbiamo buttato giù una torre. Dai, dai. Ok, 9 di elisir, cazzo il domatore. Vai, vai, però lo ferma il nostro principe. Vaffanculo, merda. Vai di domatore, ragazzi. Vai di domatore, fermaglielo. Fermagli il coso, sì. Abbiamo vinto, non ci posso credere. Mamma mia, raga, 30 trofei, che ve lo dico a fare. Battuto il nostro record, raga, 1736 trofei. Ero arrivato sempre a 1723. Tre volte sono arrivato a 1723 e poi in picchiata. Mettiamoci ad aprire questo baulino piccolino. Ritiriamo anche il nostro premio in gemme perché ci mancava una sola carta. Appunto, vediamo un attimino qua l'estrattore dell'Elisir. Questa è tutta suspense tattica. Produce una goccia dell'Elisir ogni 9,8 secondi e rimane là per 1 minuto e 10 secondi. Quindi in pratica mi dà 7 di Elisir. Diciamo che ne uso 5 per costruirlo e me ne dà 7. Non è un grande guadagno, però ci può stare. Magari lo potremo vedere anche in qualche altro video, qualche cosa figa. Però ragazzi, È arrivato il momento fantastico, fantasmagorico. Apriamo tranquillamente un baule oro. Ok, oro. Spiriti del fuoco li uso, sgherri non li uso, moschettiere, adesso vediamo. Congelamento, raga. Non ce l'avevamo. Grandi. Vai così, raga. Adesso io sono indeciso di aprirmi il magico oppure l'oro. Apriamo l'oro, raga, ci teniamo il magico come ciliegina sulla torta. Vai ragazzi, l'oro. Allora, troviamo l'oro. Troviamo i barbari che li usiamo. No, abbiamo trovato uno di barbaro. Che cos'è? Orda di sgherri lo utilizziamo. Cavaliere certe volte sì. Fornace non l'ho mai utilizzata, però comunque fa comodo. Ah, raga, tanto per questo qua è il mio deck. Devo dire che mi ci trovo molto molto bene. Però ragazzi, bando alle ciance, è arrivato il grande, epico, fantastico momento. Siamo pronti qua per aprire il nostro baule magico. 600 fottute gemme. Let's go guys, siamo pronti. Mesi e mesi di duro lavoro, in verità di bauli magici di merda, per trovare 649 gemme e anche un euro di shop. Let's go. Pensavo che ci sia prima da solo, invece no. Devo confermare. Siamo pronti, raga. Troveremo 78 carte e troveremo due epiche, 15 rare e non voglio parlare. Vai, abbiamo cliccato, raga. Oro, fa sempre comodo l'oro. Cannone non lo uso. Scheletri non li uso. Mortaio lo voglio provare ad utilizzare. Spirito del fuoco li uso. Specchio, raga, non ce l'avevo.
Specchio non ce l'avevo. Buono, buono, buono. Striga. No. No, raga. No. Ero convinto. Ero fottutamente convinto, ragazzi. Ero fottutamente convinto. Cioè, le due ho trovato due epiche una dopo l'altra. Ho detto, per forza adesso mi deve capitare la leggendaria. Perché già l'altra volta, quando avevo aperto il baule magico, io non ci avevo pensato. Però era capitata l'epica e poi un'altra merda, come oggi. È una maledizione. Ma prima o poi la nostra leggendaria arriverà. Direi, ragazzi, di farci un'ultima partita provando lo specchio, perché sono stato sempre curioso di scoprire come, cioè lo so come funziona, però sempre curioso di utilizzarlo. Quindi, raga, abbiamo quasi tutte le carte possibili fino alla mia arena sorvolando, ovviamente, sulle leggendarie. Mi manca solo il gigapecca, che in realtà è solo pecca, però non lo chiamiamo gigapecca perché vabbè, che lo potevo comprare però non l'ho comprato. E poi ci manca la veleno. Ah, e anche il golem. Un giorno arriverà anche il vostro turno, mie care leggendarie. Let's go alla battaglia, raga. L'ultima battaglia del giorno. Pronto con la scossa qua? No, no, lui attacca solo qua. Oh cazzo, raga, stregone di ghiaccio. Vai, brother. No, 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 vai, grandi. È rimasto solo quel barbaro. Fantastico. Però io abbiamo portato la torre centrale a 624, raga. Io vorrei provare a fare una magia magicosa che manco vi potete immaginare, raga. Voglio mettere il domatore e poi prendere lo specchio. Una volta attaccato il domatore, non vedo l'ora, non vedo l'ora, raga. Eccolo qua, doppio domatore. Vai, non ti fermare. No, no, al mortaio. Si è fermato al mortaio. La scossa ci sta portando alla vittoria, ragazzi. La scossa. Oddio, attenzione. Oddio, non me la levare tutta. No. No. Cazzo. Vabbè, ragazzuoli, fa niente. Questa partita è andata così, mi ero casato un pochettino a utilizzare lo specchio a cazzo di cane. Volevo testarlo. Comunque, analizzando ciò che abbiamo trovato oggi, non è per niente male. Abbiamo creduto un botto in una leggendaria. Però purtroppo le nostre aspettative sono state deluse. Abbiamo trovato lo specchio. Abbiamo trovato anche la congelamento, l'estrattore di elisir e poi un bel po' di mortai che l'avevo trovato tipo ieri. Però fino adesso non l'avevo mai utilizzato e ancora non l'ho fatto. Quindi la consideriamo tipo una carta nuova? Ma diciamo di sì. Comunque, raga, 4 nuove carte che comunque fanno sempre comodo. E la prossima volta, ragazzi, sono sicuro, o perlomeno lo spero, di trovare una leggendaria. Non chiedo per forza la scintilla, anche se sarebbe epica, ma una qualsiasi, ragazzi, per il gusto di vedere una forma diversa. Se ci pensate, la forma del leggendario su Clash Royale è come la forma di tutte le carte che ci sono su foot di FIFA. Coincidenze coincidenzose? Io non credo. Un abbraccio, Ada. Quindi, ragazzuoli, io spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, vi sento a lasciare un bel mi piace, un commento qua sotto, e ovviamente anche a iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video, sia di Clash Royale che di tutti gli altri giochi e cose varie. Mi sto gasando un botto ultimamente con i video delle curiosità, delle top, robe varie. Infatti ne arriveranno tanti altri in futuro e se non avete visto i primi due che ho fatto fino adesso, vi esorto ovviamente ad andarli a vedere. Ve li metterò qua sopra nelle schede. Detto ciò, ragazzi, noi ci sentiamo domani nei prossimi giorni con un nuovo video. Mi raccomando, seguitemi su tutti i social per rimanere sempre aggiornati con il mondo della strafattanza. E come sempre, keep calm e stay strafatto. Bene, raga, le leggendarie saranno tutte nostre!